Escanor. Cari ragazzi, benvenuti in questa nuova scheda personaggio. Allora, quest'oggi siamo qui con l'incredibile The One, personaggio in realtà utilizzato da mesi. Ormai sono praticamente 6 mesi di più che viene utilizzato sul global. Un gran bel personaggio. Prima di iniziare, vabbè, vi ricordo come sempre di iscrivervi, lasciare un mi piace e un commentino qua sotto per farmi sapere poi, dopo aver sentito, cosa ne penso del personaggio. Appunto, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ora, senza troppi indugi, partiamo e vediamo un po' cosa c'è da dire di questo The One. Escanor, un personaggio che in tanti attendevano, effettivamente. Dopo, vabbè, il rilascio di quello verde che è stato praticamente il primo vero PG rotto del gioco. Poi c'è stato Escanor rosso, che anche lui si usava molto appunto nel mono red, in quanto aveva bisogno di un buff. E si è passati effettivamente a Escanor blu, appunto attributo velocità, razza umano, che è stato ed è ancora, oserei dire, uno dei PG più forti del gioco, se non il più forte del gioco. È stato rilasciato il 12 febbraio, global, e ha fatto la differenza e fa ancora la differenza. Come abilità abbiamo la prima, quindi T1, infligge inondazione al 200%, 300% e 500%. Single target, inondazione praticamente danno aggiuntivo, lo 0,8% di danno aggiuntivo in base alla percentuale di HP rimanenti su se stesso. Cosa che sbagliano in tanti, pensano che più gli dai vita più farà danno. In realtà no. Se scalasse sul numero di HP, sul numero raw di HP, vi darei ragione, ma in realtà... scala sulla percentuale, quindi se voi avete 10.000 di HP è 100%, se massimo avete 100.000 di HP è comunque 100%, quindi è un danno percentuale, non conta avere più o meno HP. La seconda abilità è danno puro, quindi senza nessun effetto, 240, 360 e 600, sempre single target. La ulti invece abbiamo un 720 base, quindi 1-6, con single target e infligge morte. Cos'è lo status morte? Lo status morte è una percentuale del danno della ulti in più, fatta in più. Quindi, per esempio, con la ulti 6-6 andrete a fare 1080 di danno, più il 100% di danno in più. Quindi è come se faceste due volte la ulti. Nel caso un personaggio venga shottato dalla ulti subito, il danno che deve arrivare dopo dello status morte si rifletterà su un altro personaggio. Quindi una ulti molto 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 potente. Molto potente, soprattutto alta. In PvP shottate due personaggi, praticamente, dai. La passiva dice, applica un buff che aumenta tutte le statistiche del 6% all'inizio del turno alleato. Quando ci sono 3 stack di questo effetto, l'eroe rimuove i debuff e guadagna immunità per un turno. Dopo questo, gli stack dei buff sono tolti uno alla volta finché non raggiungono un effetto. E di lì ricomincia il ciclo, tutto lì, easy peasy. Praticamente, in parole povere, abbiamo uno stack di partenza che aumenta del 6%, poi turno dopo ne avrete un altro, al terzo turno gli stack guadagna rimuovi debuff, come Escanor verde per dire,
e guadagni immunità. E poi di nuovo gli stack calano. Non è difficile, quindi teoricamente se volete ricavare più danno possibile da The One dovete aspettare di avere gli stack e poi attaccare. Avrete un boost alle statistiche del 6%, quindi per turno. Quindi capite bene che conviene assai. Come statistiche abbiamo un Pierce al 60, statistiche diciamo buone dopo tutto, la possibilità di critico al 50%, non altissima effettivamente, il danno critico al 160, per niente male, resistenza 40 al critico e difesa critico all'80%, non male. Come equipaggiamento principale, io gli darei un attacco danno critico, in quanto nella maggior parte dei contenuti voi avete bisogno che The One faccia male, contando che si usa nelle torri, nel PvE in genere, generico, nel farming ogni tanto, magari in stage specifici come quelli del farming delle clessidre, quindi Anvil e Coin del Super Awakening. Quindi ci possono essere effettivamente degli stage dove si ha bisogno della forza bruta, appunto. Quindi l'attacco danno critico funziona sempre. Se volete metterci proprio una punta di possibilità di critico, ci può anche stare, però basta che gli linkate Merlin, in quanto gli dà 19.2 di crit chance e via. Non dico che avete risolto, perché comunque non siete proprio al top. Arrivi a un 70, dai. Un 70. Appunto, sarebbe buono arrivare all'80%, però, ehi. Giostratevi un po' le sub come più vi aggrada. Come altro equip gli ho dato vita danno critico, perché in alcuni casi, se soprattutto avete comprato le armi e le avete maxate, avete abbastanza attacco da poter pensare di sostituirlo con la vita, soprattutto in PvP, per partire prima. Geared, chiaramente. Per partire prima. Tutto lì, la scelta è quella, però per la maggior parte dei casi, appunto, attacco danno critico e siete a posto. Come vediamo dalla tabella, poi abbiamo appunto la classifica datata a ottobre 2021 e vediamo che effettivamente come potenza offensiva lui è al decimo posto, quindi non per niente male, HP 15° e CC primo posto, quindi vuol dire che se lo mettete in squadra state certi che la maggior parte delle volte partite per primi, poco da fare. Come valutazione invece, ricordo sempre personali e soggettive, gli ho dato SSS nel PvP, perché da quel che mi ricordo, essendo uscito a febbraio, non si è mai smesso di usare in PvP. Ci sono stati vari momenti dove effettivamente si è detto: oh no, Assault prenderà il posto di The One. Oh no, Merlin. Oh no, Margaret. Ma effettivamente, se partite con un The One bello shoppato, si parla di shoppato qui, non perlomeno contro Margaret, in PvP non avete vita. Anche nel caso di un team con The One, Gotter Verde e Ludo Ciel. Partite per primi, se Ludo Ciel è shoppato, fate fuori Margaret subito, primo turno. Quindi quelle sono le mie motivazioni. PvE, ripeto, SSS anche qui, è il grado massimo della classifica che uso e mi sento effettivamente di darlo a lui. Perché Tower, perché un sacco di contenuti, anche i boss finali che sono fattibili solo grazie a lui. Solo grazie a lui. Come sub gli ho dato A+, per un motivo. Tenendo conto che la sua passiva non è utile se sta in back, per niente,
perché alla fin fine potenzia solo lui e non gli alleati. Gli ho dato comunque a più perché se si mette lui in back è una validissima risorsa nel caso muoia qualche alleato. Semplicemente perché se muore qualcuno in squadra lui passa avanti e vi dà un bel aiuto. Per il farming gli ho messo S perché comunque, soprattutto adesso che con i coin e gli anvil non avete più bisogno di squadre particolari, lui è veramente un'ottima opzione per farmare tutto lì. Chiaramente per il farming di un certo tipo, non avendo attacchi AOE e la ulti non essendo AOE, per gli stage normali, quindi quelli bassi di CC, non andrò a consigliarvi lui, chiaramente. E nada, direi che ho detto tutto. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, per farmi sapere cosa ne pensate, più che altro, scrivetemi un commentino. Se avete piacere, vi lascio i link di Twitch e di Discord. Unitevi tranquillamente al Discord, appunto. E nada, spero vi sia stata utile, ragazzi. Dai, bella cari. Ninguém に見下される気分はどうだ?